Fratelli e sorelle in Cristo, amici, buongiorno. La nostra piccola meditazione di oggi si trova in Genesi capitolo 12 e ha a che vedere con la perseveranza. E in Genesi capitolo 12 è scritto il versetto 4: Abramo partì come il Signore gli aveva detto e Lot andò con lui. Abramo aveva 175 anni quando partì a Caran. E notiamo che qua in Genesi 12 le promesse sono fatte a Abramo, le sette promesse, che lui sarebbe stato il padre di una grande nazione. E qua Abramo, quando la promessa è fatta a Abramo, ha 75 anni. E poi Abramo aspetta, Dio sta mettendo la sua fede a prova. Solo che in Genesi 16, quando Abramo ha 86 anni, cercherà di fare con le sue proprie forze, di realizzare la promessa di Dio nella sua vita. E possiamo leggere insieme in Genesi 16, versetto 16, Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Abramo ha cercato di fare con le sue proprie forze, di poter realizzare la promessa di Dio nella sua vita. Però quando Dio ci fa la promessa, non ha bisogno che noi possiamo usare le nostre proprie forze per poter farlo. Però vediamo che Abramo, Dio, dà sempre una chance a Abramo e lui reitera la sua promessa. Possiamo leggere in Genesi, versetto 21, versetto 5 è scritto: Abramo aveva 100 anni quando gli nacque suo figlio Isacco. Quindi la promessa in Genesi 12 era a 75 anni e nel versetto in Genesi 21 a 100 anni che nasce Isacco. Quanto tempo ha aspettato Abramo? 25 anni. Dio, la pazienza, fratelli, è una delle caratteristiche del popolo della fine. In Apocalisse 14, versetto 12 è scritto: qua è la costanza, la pazienza, la perseveranza dei santi che custodiscono i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Senza la perseveranza e la costanza non possiamo avere il carattere di Dio. Il carattere di Dio. Quindi Dio ci invita oggi di poter avere questa pazienza. Solo Lui ce la può dare. Però a volte noi vogliamo la pazienza senza le prove. Perché la pazienza deve venire in realtà con le prove. Per quello che Giacomo dice in Giacomo 1, versetto 2 a 3, scritto a 4, fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede conduce costanza o perseveranza o pazienza. Versetto 4: e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi di nulla mancante. Fratelli, Dio ci vuole dare questa costanza, che noi possiamo essere perfetti, come il nostro Padre Celeste è perfetto. In cosa? Nel suo carattere. Che Dio ci benedica e ci dà questo carattere, perché sappiamo che la prima caratteristica di Dio, il suo carattere, è questa, la pazienza. Come è scritto in 1 Corinzi 13, versetto 4 è scritto, da 5, l'amore è paziente. Che Dio ci dà il suo spirito affinché possiamo riflettere questo carattere prima della sua venuta. Amen.